Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i familiari, diciamo, per il motivo che siamo qui, e tutti i concittadini che hanno voluto partecipare a questa manifestazione, se così vogliamo. È un momento importante perché noi come amministratori o come sindaco riteniamo che sia importante ricordare, perché le persone che comunque in qualche modo hanno dato qualcosa, anche tanto, al nostro paese, è giusto che venga in qualche modo posto come una lapide, come in questo caso una targa, affinché chi verrà dopo conosca il proprio passato e conosca quanti hanno dato tanto, hanno fatto tanto per il nostro paese. Ebbene, nel lontano 32, durante diciamo, era podestà, perché all'epoca c'era il periodo fascista, era podestà l'avvocato Gramazio, fu deciso di, dalla loro podestà, fu deciso di creare questa villa, questa vasca. Ed è così che si partì e furono realizzate tre spicchi. Questa vasca in realtà è composta da tre spicchi che furono ordinati. E ci fu, una volta trasportati qui a San Basile, ci fu l'obbligo e l'utilizzo di manodopera locale. Ebbene, all'epoca fu scelta una persona che con particolare cura, con maestria e con tanto amore probabilmente per San Basile, assemblò la vasca e quindi la rese possibile così come oggi, ma soprattutto realizzò le tre cosiddette paperelle che potete ancora oggi vedere qui a San Basile a mano. Tutto lo fece a mano senza usare alcuno stampo, quindi questo a ricordo di come probabilmente era importante e brava anche la sua qualità di maestro muratore. Ebbene, questa persona che ci ha regalato questa vasca e queste paperelle che noi ogni giorno in qualche modo viviamo qui nell'agorà del paese, si chiamava Pasquale Anello. Questo probabilmente è lui che con la mano perfettamente in questo momento ci sta guardando. Ebbene, come vi dicevo prima, noi come amministratori ci teniamo tantissimo a queste manifestazioni, a questi eventi, che possono sembrare anche semplici, piccoli, ma hanno una valenza culturale molto forte. Spesso noi ricordiamo anche con malinconia il nostro passato, ma è giusto ricordarlo pensando che, come ho spesso detto, che chi non ricorda non vive. E allora questa targa vuole essere esattamente questo, un ricordo per il maestro Pasquale Anello, che poi è diventato anche cavaliere del lavoro. Sì. Che non è
di tutti, proprio a dimostrazione che ha dato tanto al nostro paese, perché si ricordava prima con il figlio, con le figlie, con i parenti che sono qui, qui oggi, che ringrazio, che è stato anche bello ricontattare tutti, grazie all'apporto, scusate se faccio qualche momento io, di Francesca e anche di Ivana, che mi hanno coordinato nella richiesta, anche per loro questo evento è stato potuto possibile proprio oggi. E quindi dicevo che ha fatto tante cose, ma anche nelle case private, quindi stesso anche mio padre mi ricorda che aveva lavorato nella casa mia, di mio nonno, di mio Pietro, e così come tanti altri interventi, come all'Abbadia, ha collaborato anche per l'ampliamento del monastero basiliano. Quindi non potevamo noi come amministratori non ricordarlo una volta per tutte. Volevo anche dire che l'abbiamo fatto anche in forma ufficiale, tramite delibera di giunta, che quindi rimarrà per sempre agli atti del comune, quando l'11 ottobre di quest'anno abbiamo proprio autorizzato la posizione della targa commemorativa al cavaliere Pasquale Anelo, proprio per tutti questi motivi che poi sono riferiti nella premessa della giunta comunale. Quindi non so che cosa aggiungere oltre, perché anche io sono emozionato. Certamente quello che voglio dire anche ai cittadini è che questo è un primo passaggio, così come altri ne sono stati fatti, nel senso che noi vogliamo che ogni punto del paese che in qualche modo ci caratterizza venga ricordato, e quindi non ci fermiamo qui. In questo caso è stato giusto farlo per Pasquale Anelo, e lo faremo così come in altre occasioni per tutte le altre eccellenze in qualche modo che abbiamo nel nostro paese, proprio per ricordare. Con la toponomastica, quindi andremo anche a rivedere le vie del paese, dando lustro a chi per il nostro paese ha fatto tanto. Quindi il nostro lavoro non finisce qui, ma volevamo però in questo caso inaugurare in questo modo la villa comunale. Volevo anche precisare una cosa: siamo in fase di concorso di idee per quanto riguarda la riqualificazione della piazza. Il 4 novembre ci sarà l'apertura dei progetti, e quindi siete tutti invitati, logicamente, perché verranno anche mostrati alla popolazione presso l'ex sala consigliare, ovvero all'ex scuola elementare. Ma una caratteristica che abbiamo dato ai progettisti nel riqualificare l'area della nostra piazza è stata proprio quella di non toccare la nostra villa cavaliere Pasquale Anelo, proprio perché è un punto di ritrovo ed è importante quindi che rimanga qui per sempre, quindi non c'è nemmeno questo rischio. Quindi la riqualificazione rimarrà come punto fisso la vasca costruita, assemblata da cavaliere Pasquale. Quindi questo è quanto. Io ringrazio tutti quanti veramente per la partecipazione, tutti i parenti e tutti i concittadini, i figli e i nipoti che sono presenti, e spero che questo possa essere veramente un ricordo per sempre di questo grande maestro, un grande concittadino che abbiamo avuto qui a San Basilio, che era proprio il maestro Pasquale Anelo. Quindi procediamo alla rimozione della targa in modo... Della targa, per chi non può leggerlo, viene riportato: questa fontana è stata realizzata nell'anno 1932 dal maestro muratore cavaliere Pasquale Anelo, nato il 14 agosto del 1902 è morto il 31 dicembre del 1983, lì San Basilio, ottobre 2012. Mandiamo fuori la radio.
c'ha le nipoti? No, no, grazie. 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 Grazie mille. E dopo è stata spostata. No, no, ma questa è la villa come era prima. Ristrutturata, anche se non sembra, ma era così antica, ma è modernata. Anche il comune vedi che è stato ristrutturato. Lascia un po' di spazio. Sì, facciamo vincere, più su, se no nascondi la tarta. Guardate. Non so dire, non lo so. Potrei anche farlo.